Tocca subito al professor Cornalba, che ha il compito, ma aveva anticipato che una nicchia abbastanza ristretta, il professore, e adesso dovrà trattare di quale sia il ruolo della radiologia interventistica, in particolare ce l'avevamo accordati sulla angiografia. No, mi sbaglio. Va bene, va bene. Non sono un grande moderatore, fai quello che vuoi. In realtà è tutto vero quello che ha detto, ma sono passati dei mesi da quando ce lo siamo detti. E poi si preparano invece le relazioni negli ultimi giorni. Io lo ringrazio, ringrazio il dottor Olivetti per questo invito, e lo ringrazio per non aver voluto tralasciare in questa giornata anche un richiamo alla radiologia interventistica, ponendo questo quesito, qui sono chiamato a rispondere, di qual è il ruolo della radiologia interventistica in questo tipo di patologia. Io posso rispondere subito che il ruolo, a mio avviso, è un ruolo attivo, è un ruolo attuale e qualche volta anche determinante. Per andare avanti sarà questo. Esattamente. Una trattazione scolastica e sistematica della radiologia interventistica nell'apparato digerente prevede normalmente anche un richiamo a tutte le possibilità che noi radiologi abbiamo con biopsie guidate sotto imaging. Ma vi dico subito che questa è una parte che io tralascerò per un motivo di tempo, ma anche per un motivo, a mio avviso, strategico o comunque concettuale, per me concettuale. La biopsia sotto guida di imaging non è appannaggio della radiologia interventistica, ma è appannaggio della radiologia. Io sono stato molto soddisfatto il mese scorso quando, nell'ambito delle 5 giornate di Milano, abbiamo fatto un corso proprio dedicato alle biopsie sotto guida imaging e ho trovato 30 allievi che sono venuti a partecipare che non avevano nessuna dimestichezza e non avevano poi in futuro nessuna intenzione di dedicarsi all'ampio capitolo della radiologia interventistica. Quindi questo lo saltiamo e passiamo a vedere invece dove si può intervenire con la radiologia interventistica in un ambito che è molto ampio, perché comprende, oltre alle neoplasie, anche forme di stenosi dell'apparato digerente benigne, le emorragie, le ischemie e le raccolte liquide. Cominciamo dalla patologia esofagea, dove la radiologia interventistica si pone un compito e un ruolo di effettuare delle dilatazioni di stenosi neoplastiche con posizionamento degli stent. Devo dire, e vedremo, che questo poi nella pratica è una procedura che, non voglio dire si contende, ma è una procedura che si pone a volte in alternativa tra il radiologo interventista e il gastroenterologo o l'endoscopista. Purtroppo i radiologi interventisti e la radiologia interventistica hanno vissuto questa brutta avventura di essere sempre stati i primi a eseguire un certo tipo di interventi con minima invasività e, dopo averli messi a punto ed eseguiti, aver visto che questi diventano appannaggio di altri specialisti che all'inizio sono sempre scettici, sono sempre stati scettici su questa nostra attività, ma una volta che è stata dimostrata la capacità e l'efficacia di questi interventi, li hanno abbracciati. Così è avvenuto in modo conclamato con la radiologia interventistica vascolare, che è stata cominciata dai radiologi, è stata iniziata, inventata dai radiologi. Si chiamava radiologia interventistica quando i chirurghi vascolari non la vo-
ne volevano sapere, adesso che invece hanno visto le vere efficacia di queste metodiche, che la chiamano chirurgia endovascolare. Quindi è un triste destino il nostro, ma non ci abbattiamo per questo e continuiamo a porre queste procedure come procedure possibilmente fatte dal radiologo interventista, che richiedono peraltro poco materiale, non grandi attrezzature, si possono eseguire anche su un telecomandato e richiedono una guida idrofila, un catetere e pongono come varie tappe lo studio dell'esofago con mezzo di contrasto idrosolubile, il controllo fluoroscopico e una dilatazione col palloncino di 2 o 3 minuti. La causa più frequente delle stenosi neoplastiche è il carcinoma dell'esofago, è localizzato prevalentemente al terzo medio distale, l'infiltrazione della parete esofagea da metastasi linfonale o da CA broncogena è invece un fatto piuttosto raro. La resezione chirurgica in questi casi è possibile in circa il 50% dei pazienti, con risultati che non sono poi, come tutti sapete, brillantissimi, con una sopravvivenza del 10% a 10 anni. È certo che il trattamento che viene fatto per via interventistica è un trattamento palliativo che si associa molto spesso a una radioterapia esterna o endoluminale e che comporta la dilatazione, il restringimento, la presenza di posizionamento di stent rigidi e autoespandibili. Le indicazioni sono naturalmente nei casi in cui ci sia una inoperabilità accertata del paziente in cui ci sia una grave disfagia che renda necessario ridurre questo sintomo. Questi sono alcuni degli stent più comunemente usati, vedete la loro flessibilità, in questo caso dello stent in acciaio. È interessante questo schema che propone come a cominciare dal 92 fino al 96 la progressione tecnologica delle nostre mezzi che abbiamo a disposizione è stata imponente. Vedete che siamo passati dai sistemi di introduzione a 24 French fino a 15 nel 96, ora fino a 12, quindi tutto molto più piccolo e molto più facile da usare. Qui vedete schematizzato quello che viene fatto passare la sotto guida radioscopica, quindi per via o nasale o orofaringea, una guida metallica, molto, abbiamo detto, idrofilica. Queste guide hanno la possibilità di passare facilmente attraverso stenosi anche molto serrate, vedete la dilatazione con il palloncino e poi il posizionamento dello stent che viene aperto, cioè una guaina che lo riveste e che man mano viene retratta e lo stent, che ha una memoria precostituita, si dilata alle dimensioni che sono state precostituite. Vedete altre fasi di apertura parziale e poi l'apertura totale con delle impronte ancora che sono dovute alla presenza della neoplasia che stringe le maglie della nostro stent e che possono essere ulteriormente dilatate con un palloncino. Qui vedete un caso di stenosi distale da neoplasia, da carcinoma esofageo con una disfagia di terzo grado. Vedete il quadro abbastanza drammatico, l'aspetto filiforme del passaggio della guida metallica e del passaggio del mezzo contrasto, invece il passaggio facile della guida metallica, poi il posizionamento finale dello stent, se ne intravedono, forse, non so se lo vedete bene, se ne intravedono le maglie e il mezzo di contrasto che fluisce più facilmente. Questi stent possono avere un rivestimento che è costituito da uno strato di polietilene che costituisce un modo di chiudere soluzioni di continuo della parete esofagea, tanto che sono indicati soprattutto quando ci sono fistole esofagotracheali o quando ci sono infiltrazioni di protesi già posizionate, cioè il tumore torna a proliferare all'interno delle maglie del nostro stent in modo che si produchi questa una nuova stenosi
che può essere meglio controllata in un secondo tempo con questi stent ricoperti. Un caso ancora eclatante di occlusione neoplastica, di stenosi neoplastica estesa del terzo medio distale, il posizionamento della guida, vedete che sulla guida queste sono immagini dei reperi che a noi servono per aprire esattamente lo stent nella posizione ideale per correggere il restringimento. Ancora più evidente in questo caso, dove vedete alla fine, tuttavia rimane ancora un'immagine di impronta dovuta alla estrema durezza del tessuto neoplastico. Questo è un carcinoma esofageo che è stato trattato per via endoscopica con il laser. Il risultato è stato buono, ma c'è stata una sequela più che una complicanza, per cui è rimasto una stenosi che è imputabile al trattamento con il laser, e in questo caso è sufficiente proporre un trattamento con palloncino. Vedete il pallone introdotto attraverso la guida, sempre per via orofarincea, e l'impronta molto stretta sul pallone, che poi sotto l'atmosfera, sono palloni che possono essere portati fino a 17 atmosfere con siringhe automatiche che generano queste forti pressioni in modo da distendere completamente, e questo è il quadro post dilatazione di questo caso, che è evoluto quindi favorevolmente. I vantaggi di queste dilatazioni esofagee: l'efficacia, perché obiettivamente questi stent riducono nettamente la restringimento, le complicanze assolutamente ridotte, la tollerabilità della procedura, e quello che a noi interessa è il controllo diretto che viene fatto sotto guida radioscopica, a differenza di quello che viene fatto sotto guida endoscopica. Noi abbiamo un controllo diretto radioscopico con una maggiore precisione nella posizionamento, nella collocazione del palloncino e dello stent, e l'immediata dimostrazione delle complicanze attraverso la somministrazione del mezzo di contrasto per via orale. È certo che in questo tipo di intervento i risultati che a noi sono stati più congeniali e i migliori sono stati nelle stenosi benigne, da una calasia, qui vedete una stenosi da caustici prima e dopo la dilatazione, e qui vedete una stenosi cicatriziale, una stomosi esofago digiunale con il palloncino dilatato, e il risultato finale molto favorevole per il paziente. Un altro caso, sempre di benigno, ma siccome qui andiamo un po' oltre quello che è la nostra compito di oggi, che parla delle neoplasie, era solo per dirvi che i risultati più soddisfacenti e che ci hanno portato a continuare questo tipo di procedura non è tanto nelle formazioni neoplastiche quanto nelle formazioni benigne, dove i risultati, come vedete, hanno un successo fino al 79%, con una riduzione della lesione del 20%, un risultato clinico ottimale, diciamo, del 79%, e con una presenza di recidive solo del 3%. Abbandoniamo l'esofago e scendiamo nello stomaco e nel duodeno. Anche qui le stenosi sono neoplastiche da infiltrazioni antropiloriche, da neoplasie bilio-pancreatiche, da infiltrazioni ab extrinseco da masse, e sono presenti poi stenosi di anastomosi post-chirurgiche, quindi diciamo pazienti che hanno già, pazienti oncologici che hanno già però ricevuto un trattamento di tipo chirurgico. Anche qui il controllo può essere fatto in modo fluoroscopico o gastroscopico, c'è sempre questa doppia possibilità, non siamo a prevaricare nessuna modalità, ma noi preferiamo quello fluoroscopico che ci è più congeniale. Qui vedete un quadro di infiltrazione neoplastica, poi il posizionamento del
del grosso stent che è stato infilato attraverso lo stomaco e che consente un ripristino della funzionalità. Questo è un altro caso più complesso, dove la radiologia interventistica ha ancora più spazio, nel senso che scendiamo più distalmente, quindi il raggiungimento di questi territori è più facile attraverso le nostre guide condotte sotto guida radioscopica. Si trattava di una recidiva di cappa gastrico, recidiva peritoneale di cappa gastrico con una anastomosi esofago digiunale molto serrata. Vedete che questo è posizionato, poi lo stent alla fine viene ricostruito l'asse, vedete ancora meglio in questa fase lo stent posizionato, il mezzo di contrasto che fluisce nella nostra anastomosi con progressione nel piccolo intestino. Ancora più interessante, questo è una bella dimostrazione della possibilità come le vie percutanee possono essere molteplici, e questo un posizionamento per via transepatica. Noi abbiamo trovato questo paziente che aveva un cappa pancreatico che infiltrava ovviamente il coledoco, quindi aveva una situazione itterica, ma poi ci siamo trovati quando siamo arrivati a derivare questa situazione di itterocolostatico, ci siamo trovati di fronte a un'infiltrazione anche del duodeno, e quindi abbiamo posizionato, oltre allo stent nella via biliare, uno stent nel duodeno, in modo da ristituire anche la canalizzazione gastrointestinale oltre che quella biliare. Queste sono le varie fasi, vedete la guida che proviene dalla via biliare, passa nel coledoco attraverso la stenosi serrata, ma che è sempre superabile. Ricordiamoci ormai che con queste guide idrofiliche la stenosi del coledoco è sempre superabile, e anche perché scendendo dall'alto verso il basso noi riusciamo a fare una forzatura più serrata di quello che è la stenosi, a differenza dell'endoscopia che deve fare un cammino inverso dal basso verso l'alto. E quindi, ottenendo questo passaggio, abbiamo portato il nostro device, il nostro stent molto lungo, vedete è compreso fra questo punto che è il repere distale e questo punto che è invece il repere prossimale. L'abbiamo poi lentamente aperto, anche questo si tratta di stent autoespandibili, hanno una guaina che viene ritirata e sottoscopia ci troviamo di fronte alla dilatazione man mano dello stent. Vedete questa marker situato a questo marker situato a metà è il marker di sicurezza che ci dà la possibilità di capire fin dove noi possiamo aprire lo stent e richiuderlo, in modo tale che se non siamo ben posizionati possiamo sempre resettare la nostra posizione. Questo è il quadro finale, c'è uno stent messo nella via biliare e lo stent messo poi invece nel duodeno. Sempre parlando di stomaco, ci troviamo fra le mani questa metodica interventistica, forse un po' sconosciuta, forse a mio avviso non sufficientemente impiegata, e che ha indicazioni in caso di neoplasie otorino-laringoiatriche, in casi di alimentazione temporanea in pazienti oncologici con alterazioni mediastiniche in trattamento, e anche nelle stenosi esofagee serrate che non permettono l'alimentazione. La tecnica è una tecnica abbastanza semplice, con l'ipotonizzazione e la distensione dello stomaco. Basta un controllo fluoroscopico anche in questo caso, una volta che lo stomaco è dilatato e ipotonizzato noi lo vediamo molto bene, alcuni la eseguono sotto guida TAC, altri anche sotto guida ecografica, si esegue una puntura percutanea della parete anteriore gastrica e un ancoraggio con una barretta fatta a T, come vedete, la vedete bene in questa seconda immagine,
e il posizionamento di questo catetere, che ha una forma tipo pigtail, perché ci consente di avere quindi una curvatura adeguata e tanti fori da cui noi possiamo progredire. Questo è il bottone gastrostomico sulla superficie. Qui un altro caso, vedete come lo stomaco in questo caso è stato dilatato, è stato contrastato con mezzo di contrasto. Questo è il nostro ago che proviene dalla superficie esterna e passa attraverso la parete anteriore dello stomaco, lo vedete ben inserito, e poi il posizionamento dell'uomo. Dopo lo stomaco abbiamo già visto forse qualche accenno con quel caso abbastanza eclatante, a mio avviso molto piacevole da eseguire, perché mi ricordo ci siamo veramente prodotti in una buona, in un buon intervento, quello a livello poledoco-duodenale, ma per l'intestino tenue il discorso si amplia, e si amplia su quell'argomento che avevo poi promesso a Olivetti di affrontare, che è quello della parte vascolare, angiografica, e trattandosi di piccolo intestino ci sono neoplasie come i carcinoidi che lasciano qualche spazio al radiologo interventista, ma uno spazio non molto ampio, caratterizzato da un controllo della sintomatologia più che altro, sintomatologia che tutti voi conoscete, rappresentato dal flushing, la diarrea, l'asma con scompenso cardiaco a volte, malassorbimento, e che danno frequentemente metastasi epatiche, che sono metastasi epatiche facilmente riconoscibili per la loro alta ipervascolarizzazione. Le vedete molto bene, per esempio, sotto guida TAC, dove si vedono queste immagini così già presenti nel 90% al momento della diagnosi. La terapia di elezione prevede un controllo farmacologico con farmaci analoghi alla somatostatina, e al fallimento di questa, solo al fallimento di questa, l'intervento della radiologia interventistica con l'embolizzazione dell'arteria epatica o la chemioembolizzazione. Queste sono delle comunicazioni che vedete non sono neanche recenti, perché ormai è una terapia consolidata. Qui vedete un caso di un paziente che aveva questi disturbi classici con asma e flushing, anche con dolori addominali caratteristici. Vedete l'immagine in questo clisma TC che ci fa vedere una massa rotondeggiante ben definita nei contorni, con un'impregnazione contrastografica assai ricca, con anche fenomeni di fibrosi e retrazione peritoneale, e che è stata da noi interpretata anche in base alla sintomatologia come un carcinoide. Vedete le ricostruzioni in sagittale, in coronale, dove abbiamo riscontrato anche delle immagini di tumefazioni linfoghiandolari peritoneali molto ben evidenti. Questo paziente presentava anche una localizzazione epatica, vedete, ipervascolarizzata, fortemente ipervascolarizzata, con delle aree di impregnazione contrastografica provenienti nell'ottavo segmento, nel sesto segmento e nel quinto segmento. Questi sono i due rami epatici. Abbiamo provveduto a una cateterizzazione super selettiva, e vedete il catetere coassiale che viene portato attraverso l'arteria epatica, scende nel ramo epatico del sesto segmento, e questa impregnazione opaca è rappresentata dal lipido, in quanto abbiamo provocato in questo paziente una chemioembolizzazione. La chemioembolizzazione normalmente viene effettuata in questi casi con un'associazione di doxorubicina almeno 50 mg a lipido. I criteri di inclusione sono il paziente non operabile, le metastasi che occupano meno del 50%, perché altrimenti non vale la pena, per vietà della vena porta, perché andiamo a embolizzare un'arteria epatica, la funzionalità epatica nei limiti, con una bilirubina inferiore. Ho deciso di prendermi proprio una mosca dal naso. Vabbè.
meno di 2 mg al giorno senza controindicazioni a un'angiografia, quindi con una coagulazione funzionale normale. Gli effetti collaterali sono gli effetti collaterali classici della chemioembolizzazione: nausea e vomito, dolore epatico, aumento anche brusco e violento nei giorni successivi del transaminasi. Queste sono delle complicanze molto rare, ma che sono da segnalare, soprattutto in questi casi possono avvenire delle crisi da carcinoide molto spiccate. I risultati dati dalla letteratura, noi abbiamo eseguito pochi casi, devo dire, ma la letteratura è più ampia e parla di attenuazione della sintomatologia che arriva fino al 100%, con riduzione delle localizzazioni metastatiche dal 33% al 60%. E veniamo al colon retto. Abbiamo visto la gastrostomia percutanea, la cecostomia percutanea ha le stesse modalità di esecuzione, è una tecnica che prevede uno studio sotto fluoroscopia OTC con un ancoraggio della parete cecale e il posizionamento di catetere di drenaggio tipo coppo, tipo Foley. Anche nel retto possono essere sistemati degli stent con indicazioni nelle neoplasie stenosanti non operabili ad alto rischio di intervento, occlusioni acute in cui si presenta la necessità, per migliorare magari l'intervento successivo, di mettere una stent in attesa dello stesso. Sempre nei pazienti oncologici si possono verificare delle stenosi postattiniche infiammatorie che meritano una presa in considerazione di questo tipo di intervento. Le controindicazioni sono l'incontinenza e una neoplasia a meno di 5 cm dal margine anale. Le complicanze sono l'ostruzione, vedete, dello stent da crescita tumorale nel 10%, una migrazione dello stesso non ben ancorato sempre nel 10%, un dolore che richiede la rimozione del 50%, un 5% nel sanguinamento, un 4% di perforazioni e un 1% di morte in questa casistica di coote comparsa nel 2002. Diversi studi hanno dimostrato una risoluzione del quadro clinico di ostruzione intestinale che hanno evitato la colostomia fino al 100% dei pazienti in queste due comunicazioni del 2000-2004. Qui vedete un caso, la esecuzione è molto semplice da un punto di vista tecnico, vedete la guida metallica che viene fatta superare alla ostruzione e il posizionamento poi dello stent, in questo caso è uno stent ancora chiuso, poi pian piano viene aperto lo stesso con le medesime modalità che abbiamo visto per tutti gli altri. Si tratta sempre di stent autospendibili, quindi togliendo la protezione prendono la loro forma e, incontrando la stenosi rigida, vengono dilatati poi con il palloncino. Naturalmente anche in questo caso la possibilità di essere introdotti per via endoscopica è altrettanto facile e altrettanto risolutiva. Altre opzioni terapeutiche che ci sono in questi pazienti sono la colostomia permanente, ma nei pazienti ad alto rischio non è consigliabile farla, e poi il discomfort del paziente è alto, e poi tutte quelle tecniche che sono state proposte in letteratura come la vaporizzazione, con il laser, l'elettrocardiografia, la crioterapia, che sono efficaci ma necessitano il ripetersi del trattamento più volte, quindi complicanze, costi e disconforto per il paziente. Da ultimo passiamo a vedere ancora nei pazienti oncologici la possibilità di avere raccolte di fistole e raccolte. Questa è abbastanza tipica nei tumori del retto, è la presenza di raccolte presacrali e il posizionamento di cateteri di drenaggio con la tecnica Trocar, sotto guida, noi facciamo sotto guida TAC, che sono soprattutto indicate nei pazienti ad alto rischio dopo un trattamento attinico.
Vedete, questa è il drenaggio transluminale di una fistola anastomotica che poi alla fine è guarita. Questo è il catetere che abbiamo posizionato là. Questo è il controllo a distanza, vedete come l'andamento di tutto il retto, sia il sigma retto, sia ormai normale, senza più la fistola presente. La tecnica trocar, che consiste, vedete, in questo, può essere anche usata la guida ecografica oltre alla guida TAC che noi preferiamo, prevede un ago montato su questo, catetere di drenaggio, il quale poi rimane in sede asportando appunto il nostro catetere, il nostro ago che stava all'interno di questo. È una tecnica, dicevo, molto semplice, ha una rapidità di esecuzione perché la puntura è unica, una buona affidabilità e costi molto bassi. Confrontata con quale? Confrontata, ecco, scusate, la vedete qua, sotto guida ecografica viene fatta la puntura con un ago di questo tipo, che ha sopra, che è un ago con sopra un catetere, poi man mano che si è sicuri di essere nella sede si toglie l'ago e si estrae l'ago e il catetere prende la sua forma classica con l'uncino. Dicevo, abbiamo visto i suoi vantaggi e confrontata con quella che oggi viene usata anche molto, che è una tecnica cosiddetta acoustic, dal tipo di ago che si usa, che è una modificazione della classica e tecnica di Selling, che è poi la tecnica angiografica, cioè costituita da, come vedremo, da diversi elementi. Questa ha minore semplicità, ha una maggiore lentezza di esecuzione, ma molto più affidabile, anche se i costi sono più elevati. Perché è molto più affidabile? Qui lo vedete da come è costituito questo sistema cosiddetto acoustic. Vedete che è costituito da un ago di Ciba, quindi un ago da 21-22 gauche, un ago che io considero atraumatico. Questo ago, con questo ago noi pungiamo tutto, abbiamo punto tutto, abbiamo punto anche un ventricolo sinistro, è un ago talmente piccolo che non dà problemi, quindi è un ago che si può usare con tutta tranquillità. Quando ci sono delle raccolte molto indovate, molto difficili da raggiungere, è logico che se noi partiamo con l'ago trocar andiamo magari a provocare un danno di qualche organo vicino, mentre se partiamo con un ago di Ciba noi ci troviamo a aver raggiunto la sede esatta e facciamo due, tre iniezioni, tre punture a seconda, finché siamo sicuri di essere proprio nella posizione e non aver attraversato altri organi. Una volta che abbiamo eseguito questa puntura, nell'ago di Ciba penetra una guida da 0,14, quindi microscopica, che riesce a passare oltre, molto rigido tuttavia, e su questa viene inserito questo sistema che è fatto da una parte metallica interna, da una parte intermedia e da una parte più esterna, che coassialmente vengono introdotti insieme su questa guida, in modo tale che alla fine, estraendo la parte metallica e la parte di mezzo, noi ci troviamo ad avere nella lesione una... noi ci troviamo ad avere un catetere adeguato per fare il drenaggio. Qui vedete un esempio, un altro esempio, e naturalmente poi ci sarebbe da aprire tutto il capitolo a livello, se vogliamo parlare di gastroenterologia, il capitolo della via biliare, che è sicuramente di grande fascino e di grande interesse, dove il radiologo interventistico può veramente sguazzare. Grazie per l'attenzione. Grazie mille.